Eleonora Parise, alla tua prima esperienza da moderatrice stasera per il quarto incontro della rassegna culturale. Dici le tue sensazioni, Eleonora. Allora, io penso che comunque sia importantissimo avvicinarsi a questo mondo perché, soprattutto per noi giovani, non è molto spesso facile nel nostro territorio avere a che fare con certe esperienze e quindi ho deciso di accogliere questa opportunità che mi è stata data proprio per abbracciare il significato che può essere appunto l'avvicinarsi al mondo della cultura, che poi comporta anche lo stare insieme, il condividere ciò che poi ognuno di noi apprende e può diciamo trasportare all'interno della vita degli altri tramite l'esperienza della lettura di un libro, che è una cosa che comunque a noi giovani non spesso viene proposta. Stasera ci accompagna Rosa Londino, una giovanissima studentessa che ha deciso anche lei di accogliere l'invito a partecipare alla rassegna. Allora Rosa, qual è il tuo ruolo in questa rassegna? Come hai accolto questo invito? Allora, io partecipo per la rassegna nell'ambito della segreteria e credo sia un ambito molto importante, decisamente, anche perché è il motore comunque della rassegna. Suppongo da ancora molto giovane che questo sia un ambito eccellente, per cui molti giovani dovrebbero avvicinarsi, come ha detto Eleonora, a questo nuovo modo di fare cultura. Comunque invito i miei coetanei e altri giovani di Mesoraca ad comunque avvicinarsi al mondo della cultura, perché è molto importante, anche se siamo in un paesino piccolo, che dovremmo comunque avvicinarci a questo mondo perché è molto importante. Eccoci qui con il nostro illustre ospite Olimpio Talarico, che presenterà oggi il suo nuovo romanzo, già presentato in altre sedi, di cui io vorrei ci parlasse, di cui vorrei ci dicesse la motivazione che lo ha spinto a scriverlo, e soprattutto qual è il filo conduttore di questo romanzo e cosa lo differenzia dai romanzi precedenti, se c'è una differenza. Ma ogni romanzo si differenzia dall'altro e ogni romanzo ha con gli altri qualcosa in comune, perché in comune hai il luogo dove i miei romanzi sono ambientati, sempre sostanzialmente quello che è Calcuri. È un libro dal titolo, come dire, molto indicativo, perché avrei voluto scriverti cantando, rimanda al dono della parola e all'importanza che ha la parola non solo nel raccontare, nel trasmettere, ma soprattutto nel definire le storie, nel delinearle e dare un senso alla verità, in questo caso anche alla giustizia. Ma in questo caso la parola serve a definire un rapporto tra un padre e una figlia. Ecco. Ci puoi dare qualche anticipazione sulla trama? Poi ne parleremo durante la presentazione. Il romanzo è costruito su due piani temporali, il 1923-24 e il 1955. Nel 55 questo padre, che si chiama Leonardo, ha una figlia che si chiama Carolina, e Carolina a un certo punto fa delle domande al papà: che fine ha fatto Gio Vincenzo, che fine ha fatto nonno Tenimento, ma soprattutto che fine ha fatto mia mamma. E il padre, che aveva rimandato per tanti anni questo racconto, si vede costretto a raccontare. Quindi Olimpio, come vivi questa tua presenza oggi a Mesoraca? Noi ti abbiamo avuto ospite al liceo con il tuo precedente romanzo, e questa rimane dei nostri amori, vero? E invece oggi con un nuovo romanzo, cioè c'è un legame forse, no? Sta nascendo tra te e Mesoraca, anche perché tanti amici anche a Mesoraca hai ritrovato. Molti amici, molti alunni, molti colleghi, ma soprattutto mi piace
presentare il libro nel Crotonese, perché forse delle province calabrese è quella, come dire, meno legata ai libri, ai libri, soprattutto meno legata agli eventi che parlano di libri. E però in questo io devo dire che tu sei maestro, perché con il premio Calcuri hai dato veramente una svolta a questo torpore di questa provincia, che forse, come dicevi tu, è fananino di coda nella lettura dei libri. Però il premio Calcuri consideriamolo ormai un premio nazionale, non è più un premio né provinciale né regionale, quindi questo è un grande merito che tu hai avuto. Come vivi oggi, a distanza di tante edizioni, questo tuo aver risollevato, no, le sorti un po' della lettura in Calabria? Risollevato in parte, perché per risollevare davvero le sorti della lettura ci vuole molto, ci vuole che si faccia rete. Ecco perché io accolgo volentieri gli inviti dei comuni del Veneto, perché bisogna legare queste realtà intorno ai libri. Non è un lavoro semplice e non è un lavoro immediato, però possiamo farcela. E tu in qualità di docente cosa ti senti di dire a chi cura l'educazione dei ragazzi? Secondo te qual è la via maestra per invitarli e soprattutto indirizzarli alla lettura dei testi? L'esempio. Sostanzialmente l'esempio. È vero. Ringraziamo Olimpio Tallarico e lo ritroveremo a breve giù in Piazza De Grazia per la presentazione del suo ultimo romanzo. Allora. Buonasera a tutti e benvenuti al quarto incontro della rassegna Mesoraca in Festival, Spigolature nel Borgo, pagine sparse tra melodia e arte. È più lungo il titolo che la rassegna stessa. È una rassegna che noi abbiamo voluto definire rassegna culturale, non rassegna letteraria, perché unisce quattro arti: l'arte della scrittura, l'arte del teatro, l'arte della musica e le arti figurative. Infatti noi avremo qui diversi artisti che faranno vedere a tutti come le arti si incontreranno in quella, il cane, si incontreranno in un'unica grande opera d'arte, un po' diciamo creando un'opera totale. Io presento i membri dello staff della rassegna. La direzione artistica è composta da me per la parte letteraria, poi abbiamo la parte teatrale che ha come direttore artistico Emanuele Gumari, la parte musicale a Domenico Gherardi, che non è presente, vi saluta tutti, ma aveva un concerto orchestrale, mi sembra. La parte artistica, quindi delle arti figurative, ha come direttore artistico Emiliano Cistaro, che vediamo già lì all'opera. Per quanto riguarda invece la segreteria, abbiamo Raffaella Elia, che è la coordinatrice della segreteria, poi abbiamo Rosa Londino, Sara Oliverio, che non è più presente, Ginetta Pince e Giovanna, e poi abbiamo Pino Bubba, che non è qui presente, cioè c'è stato fino a poco fa, però poi aveva un impegno e è dovuto andare via. Per quanto riguarda i nostri tecnici, invece li ripresento, abbiamo Piero Marrazzo, Gian Antonio Grimaldi e la nostra cara Sia Ferrazzo, che ci sta supportando in tutto e oggi anche cameraman, quindi doppia funzione. Oggi abbiamo la punta di diamante della rassegna, perché l'incontro con Olimpio Tallarico, permettetemi, è la verità. A livello affettivo, io sai quanta stima nutro nei tuoi confronti, e a livello letterario e artistico, per quanto riguarda la scrittura, ancora di più. Quindi effettivamente, veramente, oggi abbiamo uno degli autori calabresi che rappresenta meglio la scrittura a livello nazionale. Io penso che sia uno dei maggiori rappresentanti, insieme a Domenico Dara, della nostra letteratura, che non è una letteratura esclusivamente calabrese, ma che si è fatta strada in quello che è il panorama nazionale. Oggi vedremo diverse arti, come ci dicevamo. Allora, queste arti saranno rappresentate da Emanuele Gumari, che vedremo appunto in delle performance teatrali che vi presento subito. Emanuele Gumari realizza spettacoli come regista,
autore e attore che rappresenta il teatro. Come Mimo ha preso parte all'opera Lo frate innamorato con la regia di Simona Esposito, che è andato in scena nel 2019 nei borghi di tre diversi comuni: Santa Severina, Torre Melissa e Villa Policastro. Allora, Largo Porta in realtà nasce all'inizio del Cinquecento, quando arriva qua la famiglia Caracciolo. C'è il professore Cosco che mi guarda in cagnesco. Prof, vuole venire qua? Un applauso, professore. Quando nascono le prime armi da fuoco. Grazie, laureato col massimo dei voti al Conservatore Giuseppe Verdi di Milano. Andrea Mellace è un musicista apprezzato nel campo della musica jazz e in quello della musica contemporanea. Ha svolto un'intensa attività artistica sia da leader che da componente di varie formazioni musicali e ha suonato in alcuni tra i più importanti festival jazz nazionali, tra cui Casa del Jazz di Roma, Bergamo Jazz Festival, Teatro Grande di Brescia, Area e Jazz Emmy di Milano, Fara Musica Festival, eccetera, e internazionali tra cui Edimburgo Jazz and Blues Festival, Jazz Junior di Cracovia e Jazz a Cours et Jardin di Lyon, eccetera. Ha preso parte a diversi ensemble di musica contemporanea con cui ha registrato per Rai Radio 3 il brano Ballet Mécanique. In piazza, in Piazza de Grazia, proprio il luogo storico del dialogo e dell'aggregazione culturale di un paese. E abbiamo voluto, come diceva prima il professore Grano, spigolare in tutti i luoghi del centro storico di Mesoraca proprio per parlare di questi luoghi, per farli parlare attraverso le voci dei nostri autori. Bene, oggi abbiamo il piacere di avere un amico, un ex professore mio, come di altre persone qui presenti, c'è Francesco, c'è Carmen, penso anche forse Massimiliano è un alunno, ecco sì, dello storico liceo scientifico di Petilia Policastro. Descrive come crotonese di nascita, ma caccuriano di cuore e di anima. Vive e cresce a Caccuri, dal 94 vive a Bergamo dove insegna materie letterarie. Sentivo anche le tue parole ieri, un legame antropologico, viscerale con Caccuri. Ti volevo chiedere, quello che oggi noi siamo, quanto è legato a ciò che noi abbiamo vissuto, soprattutto nei primi anni della nostra vita? Allora, proprio ieri, buonasera innanzitutto, proprio ieri parlavo della mia generazione. La mia generazione si è trovata di fronte a due percorsi, un percorso lineare, che almeno per me è stato fondamentale, perché mi ha collegato con il mondo, mi ha collegato con Bergamo, con altre città d'Europa, cioè mi ha collegato con la modernità. Però io mi sono sempre accorto che dentro di me c'è un viaggio che è circolare, cioè che è partito da Caccuri e che mi riporta sempre a Caccuri. E questo cosa vuol dire? Che ognuno di noi ha bisogno di un luogo nel quale riconoscersi. I luoghi sono fondamentali. Mentre l'amico pittore parlava prima, io facevo questa riflessione, no? Di come i nostri antenati hanno creato la bellezza. E non vi offendete se vi dico che quando sono arrivato qui e ho visto la Mesoraca moderna, ho detto ma quanto danno abbiamo fatto. Poi arrivi qua e ti riconcili con l'umanità. Vorrei parlare con te dell'importanza del dialogo, quindi della parola anche scritta e della sua necessità poi alla fine. Allora, questo è un romanzo sulla parola, cioè la parola diventa fondamentale. È la storia di un padre, siamo nel 1955, e a un certo punto entra nella scena del padre l'esigenza della figlia, che ha 19 anni, e chiede al papà che fine ha fatto zio Vincenzo, che fine ha fatto nonno Tenimento, ma soprattutto che fine ha fatto mia mamma. E il padre non ha le parole per poter raccontare un dolore fortissimo.
e non raccontare è mortale. Date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore dispezzato. Poi si sarebbe persa là in fondo verso il mare di Crotona. Con il palmo della mano fece un cerchio sul vetro appannato della stanza di Carolina. La vide. La luce si era riaccesa e le illuminava il volto. Chiuse il libro posandolo sulla sedia. Si allungò a prendere un bicchiere d'acqua sulla colonnetta e sorseggiò lentamente. Ehi, Carolina, cosa c'è? Te lo ripeto in silenzio. In quante maniere te l'avrò chiesto? Romanzo storico che si muove su due piani narrativi diversi. Ci racconta l'Italia degli anni venti, l'ascesa al potere di Mussolini, la dittatura fascista, raccontata però negli anni 50. E non è un caso quello di stasera aver voluto ricostruire una scenografia di una casa comune di uno dei nostri paesi dagli anni 50, dove c'era il braciere, il famoso braciere dove ci si riuniva e si raccontavano delle storie, anche gli attrezzi, le ceste, tutto quello che noi abbiamo cercato di produrre riproduce una casa negli anni 50, che è la casa dove il protagonista vive insieme alla figlia, a sua madre. E si è riuscito nello stesso tempo a descrivere delle azioni di violenza, delle azioni di violenza con una, io non dico crudeltà, ma realtà. E vorrei anche sottolineare il fatto che ti è stata posta, ho visto le presentazioni del tuo romanzo, una volta ho letto una domanda, ti hanno chiesto: è un romanzo antifascista, è un romanzo politico? Nonostante il giallo della ginestra continuasse ad accecare su una riva del fiume e sull'altra un manto di erba medica oscillasse piano accarezzato dalla brezza, un dolore arcigno c'era stato consegnato dal fato. Si era allontanato dietro un albero come un cacciatore di beccaccia, un ubriaco dopo una bisciata, un brigante braccato fra i pugni. Nel 1951 a Caccuri effettivamente girano un film, ne sentivo parlare proprio in piazza stamattina, perché stasera lo proiettano, ed era, si intitolava Il brigante Mussolini. A me di una sorpresa molto quando per il prete zio Pietro tira fuori il nome di Camillo Campodenaro. Mai lavorato, mai una goccia di sudore a colare dalla fronte. Abilissimo giocatore di briscola, trascorreva le ore tra la piazza e casa, distante provato, meno di 100 metri. Debilitato, si buttò appeso morto sulla panchina e pronunciò quella che per molti divenne la frase del secolo. Degna pressione a due. Si cazzo uno spirito moro. A Leonardo muore un fratello che aveva qualche anno in più di lui e che per lui era un modello da seguire. Muore il padre, perché cosa succede? Quando vi volevo leggere una parte ma non la trovo, io di solito giro col Kindle, ma oggi l'ho lasciata a casa. E cosa succede? Che Leonardo vede questa ragazzina quando aveva 8-9 anni, ecco perché vi dico che quella è la fase fondamentale, la vede una giornata freddissima d'inverno e poi non la vede per tanti anni. Quando la rivede si rende conto che lei è rimasta nascosta per tanti anni in un interstizio fra il cuore ed il polmone, fra un battito e il respiro. E quando un giorno Leonardo deve andare a Crotone con la littorina, lei è su quel pullman e si innamorano. Basta poco, io lo dico sempre, io insegno in un liceo delle scienze umane, sono tutte ragazze, terza, quarta e quinta, e non passa una settimana in cui qualcuno non piange. Questo romanzo ha un filo conduttore quello dell'antiviolenza, e proprio per questo oggi dobbiamo ricordarla,
dobbiamo ricordarla, perché anche nella sua scrittura, molto diversa sicuramente dalla scrittura di Olimpio, dalla scrittura di molti autori, è una scrittura molto moderna, la sua molto anche social, perché lei era sempre presente nei social. Ma Manuela, nel suo dolore intimo, ha sempre combattuto, ha combattuto fino alla fine, ed è per questo che è doveroso ricordarla alla Manuela. Manuela, se avevo sbagliato, scusami. Michela, ecco, succede che quando ti fissi con un nome poi ripeti sempre quello, ecco. E ricordarla con un sorriso è la cosa più bella che si può fare, come ha sorriso sempre lei. Ieri arriva, perché lui lo fa ogni 2 anni, arriva questo amico mio da San Francisco, il padre, fine anni 50, inizi anni 60, emigra negli Stati Uniti a San Francisco, poverissimo, e nel 63 nasce questo ragazzo. Voi immaginate la storia di uno che parte da un paesino, va a San Francisco, senza poter ritornare, no? L'incapacità di ritornare, secondo me, deve essere una cosa terribile. La mia partenza è stata sempre piacevole, perché so che c'è un ritorno, ma partire e non sapere quando si ritorna deve essere difficilissimo. Beh, tutta quella fase della villeggiatura, della vacanza, costata tantissimo, chiusi in casa a piangere, una delusione fortissima. Oggi, ogni 2 anni, questo deve ritornare.